Eccoci qua, ben ritrovati a Una finestra sul mondo, nuova puntata ed è una puntata molto speciale, ma poi tra poco vi spiegherò perché. Innanzitutto, il tema di oggi, parliamo di giovani. Oggi cercheremo infatti di esplorare questo mondo. Partiamo innanzitutto dalla scuola. Bene, questo è il luogo dove i bambini e i ragazzi trascorrono la maggior parte della giornata. Ed è qui che si impara non solo tutto quello che poi diventerà parte, no, del proprio bagaglio culturale, ma anche come ci si relaziona con gli altri, come si sta al mondo. Secondo alcuni studi condotti da Save the Children, in Italia però il 51% dei quindicenni, pensate, non è in grado di comprendere un testo. Ciò riguarda in particolare le famiglie più povere. Si stima che in Italia siano più di 1.384.000 bambini in stato di povertà, sono davvero tanti per il nostro paese. E ci sono molte famiglie povere perché nel nostro paese c'è una grande difficoltà a trovare lavoro. E questo riguarda anche i giovani. Pensate che nel 2021 il livello di disoccupazione è salito al 23,3%, molto più alto rispetto alla Francia, per esempio, che si stima sia sul 9,9%. E coloro che hanno tra i 18 e i 24 anni prendono in media uno stipendio di 15.858 euro, dati Eurostat ovviamente all'anno. Bisogna però dire anche che, soprattutto in Italia, questo purtroppo è una nota dolente, ci sono molti NEET, ovvero ragazzi e ragazze che non studiano e non lavorano. Praticamente un giovane su quattro non ha voglia di fare nulla e questo è molto grave. Per esempio, molti lavoratori nell'ambito del turismo sono preoccupati perché ormai la stagione estiva è partita e non riescono a trovare camerieri addetti alle pulizie. Quindi, che cos'è che manca? Il lavoro o la voglia di lavorare? Beh, questa è una bella domanda e l'abbiamo fatta ai nostri carissimi amici al mercato, saluto il nostro inviato, gli do la linea e vediamo un po' che cosa ci racconta. Che cosa ne pensa dei giovani al giorno d'oggi? Oh, è una domanda complicatissima. Ne penso, beh, dipende dalle generazioni. Quindi penso che quelli, diciamo, dai 16 ai 19 anni siano dei ragazzi che hanno veramente tante risorse da mettere in gioco nella società. Bella domanda. Diciamo che la gioventù di adesso sono un po' troppo liberi di fare tutto quello che vogliono, di conseguenza penso che ci vuole un po' un pochettino di più di rigidità da parte dei genitori e tenerli poi, a prescindere, i ragazzi quando poi sono in gruppo, se sono soli tanto quanto riescono a gestirsi, però quando si trovano in gruppo sono un po' prepotenti. Non trovano lavoro prima di tutto. Che dovrebbero trovare lavoro e invece non lo trovano. Vabbè, io sono una mamma, un giovane ragazzo di 25 anni. Il suo percorso a me mi piace, poi altri si devono svegliare. Cosa ne penso? Penso che alcuni si interessano, altri forse se ne fregano un po' troppo. Forse dovrebbero essere di più quelli che si interessano, che una volta forse si interessavano più della vita. Secondo alcuni studi, il 51% dei quindicenni non è in grado di comprendere un testo. Come mai? Gravissimo, questa è una cosa grave. Io guardo, ho un nipote di 15, 14 anni, 15 anni, è stato bocciato, purtroppo. Ma diciamo che hanno, secondo me hanno difficoltà a capire, perché pochi ragazzi riescono nello studio. Cioè, non c'è impegno, c'è tutto il resto e lo studio rimane sempre una seconda parte, diciamo. C'è il gioco, c'è tutto il resto, ecco, secondo me è per quello. È grave sì, di non comprendere. Non saprei cosa. È la testa che non gli gira giusta. Come mai? Forse perché anche la pandemia ha giocato il suo ruolo. Ci deve essere più socievole con tutta la società, non solo con i genitori, ma anche con i genitori non c'è rapporto, non c'è.
Questo è grave, sì, forse dipende dalla scuola, forse dipende dagli insegnanti che non sono più molto motivati e magari, non voglio offendere, ma dire un po' vecchi forse, e quindi hanno appunto meno motivazioni, mentre gli insegnanti più giovani penso che abbiano più voglia e magari anche aggiornarsi, conoscano molto di più anche la vita. Ma guardi, casca a proposito perché sono un insegnante di scuola superiore, come mai? Non lo so, io penso che sia una questione anche di deconcentrazione, di troppa sollecitazione rispetto alle cose che stanno all'esterno, che quindi facciano più fatica a concentrarsi sulle cose. Però questo non è una cosa così generale, cioè c'è un elemento evidente in questa direzione, però penso che si possa recuperare tranquillamente, motivandoli. L'Italia è il paese con il più alto tasso di disoccupazione giovanile. Perché secondo lei? Non lo so questo, perché ne ho uno anch'io che è disoccupato e questo non lo so. Lui va in cerca ma non trova, lui è perito grafico ma non trova. Perché non si investe nei giovani, è un peccato. Perché questo è il nostro futuro. Magari si investe, magari forse sono i giovani che, non tutti perché per carità, però qualcuno forse preferisce, tra virgolette, vivere di rendita. Ma qui lei mi fa delle domande talmente complicate che a me proprio cerca le risposte da me, non lo so, non ho la più pallida idea di quale sia il motivo. Ma questo da sempre in Italia, non si crede nei giovani, questo senz'altro. Sono in realtà molto intraprendenti, hanno, come dicevo all'inizio, molte risorse da mettere in campo. Anche lì forse ci vuole più motivazione, più coinvolgimento, più determinazione, anche forse caratteriale, perché i giovani hanno un pochettino di fragilità che in questi ultimi tempi sono venute in evidenza ancora più che in altre. Ma neanche nelle persone adulte, perché comunque adesso siamo in un momento, a parte il momento, comunque negli anni, adesso io ho qualche anno in più, sono in pensione, però nei miei tempi si riusciva ancora a trovare lavoro e si lavorava e non si aveva tanta esigenza. Adesso i ragazzi d'oggi hanno esigenze, vogliono un lavoro che gli dia soldi, che non gli dia responsabilità. Cioè trovi il ragazzo che ha studiato e che vuole mettersi in forza, dire ok riesco, e così purtroppo il lavoro. E poi però ci sono moltissimi NEET, ovvero i giovani che né studiano né lavorano. Esistono perché non ce l'hanno la motivazione, e non solo per i giovani, ci siamo anche noi che non abbiamo un presente e non sappiamo del futuro. E questa ti butta un po' con tante domande e segni interrogativi. Io so che a volte le prime cose che chiedono sono quanto si guadagna e il sabato e la domenica si lavora? Se no, no, non vengo, preferisco stare a casa. Questo forse è un guaio. Non so se incentivare magari con anche paghe un po' più alte, ossia più degne di certi lavori, forse riuscirebbero a incentivare anche la voglia di questi ragazzi. Lo so, è molto alta la percentuale, sto studiandolo in questo periodo, questo fenomeno. Io secondo me comunque è una questione di educazione familiare, perché una volta io parlo di miei nonni, erano 13 figli, tutti comunque lavoravano in campagna e non avevano la possibilità di avere tutto quello che hanno oggi. Oggi c'è la mamma, c'è il papà, ci sono i nonni. Io penso che sia anche questo il fatto di essere sempre stati con la bambagia. È quello anche, non lo so, e hanno la testa che non vorrebbero fare un lavoro che a loro non mi piace, cioè come mi piace a loro da non far niente
È quello. Un consiglio a tutti i giovani all'ascolto. Io sono dell'idea che bisogna prefissarsi un obiettivo e bisogna raggiungerlo e quindi fare di tutto per raggiungerlo. Penso che ognuno di noi abbia delle potenzialità senz'altro, ma anche delle, così, delle cose che piacciono di più e altre piacciono di meno. Allora, se questa cosa mi piace, anche se è difficile o c'è degli ostacoli, però se mi piace io faccio di tutto per raggiungerla, quindi impegnarsi molto di più, quello. Un consiglio è credere in se stessi, questo sicuramente, studiare, ma nel senso di non di imparare delle nozioni, ma di approfondire, di utilizzare il proprio spirito critico, di leggere con i propri occhi, con le proprie orecchie, col proprio cuore e di elaborare con la propria testa, sicuramente questa. Non saprei neanche cosa dire, perché io faccio conto di me che ho i miei nipoti, io le dico cercate di studiare, perché purtroppo oggi come oggi se non hai un diploma, uno studio, una laurea, non ti fanno, anche con la laurea ti mandano a lavorare, non so. Allora io dico di studiare, di impegnarsi, perché purtroppo in questa vita bisogna impegnarsi per avere qualcosa. Studiate, che è meglio, perché ne ho uno io che non ha studiato, poi dopo voleva studiare. Io penso che tutti i giovani non devono aspettare nessuna spinta da nessuno, devono reagire, perché se non reagisci sei perso. Allora grazie mille al nostro inviato che come sempre va al mercato, nonostante il caldo, ma ha resistito per fare questa intervista al mercato. Grazie davvero. Allora facciamo una sintesi. Innanzitutto per quanto riguarda l'opinione che hanno i nostri intervistati sui giovani, opinioni parecchio positive, è vero. Però insomma alcuni dicono ma dovrebbero magari applicarsi di più questi giovani, insomma. Poi per quanto riguarda invece lo studio, abbiamo detto no, ci sono tantissimi ragazzi che non sanno comprendere un testo a scuola, questo è davvero molto grave, e questo dicono i nostri intervistati, che bisogna applicarsi di più anche a scuola, perché bisogna avere un titolo di studio assolutamente, altrimenti poi non si riuscirà ad entrare nel mondo del lavoro. Già è difficile con un titolo di studio, figuriamoci se uno non ha nulla. E appunto parlando di lavoro, insomma, c'è un alto tasso di disoccupazione, è vero, questo è dovuto da una parte perché appunto i datori di lavoro non credono più nei giovani, non si investe sui giovani, questo è un po' un problema del nostro paese. E dall'altro bisogna anche dire che purtroppo ci sono tanti giovani che non hanno voglia di far nulla, quindi preferiscono più che altro no, magari essere mantenuti dalla famiglia, questo bisogna dirlo purtroppo. E infine un consiglio, insomma tutti consigliano ai giovani di studiare, di impegnarsi e di raggiungere, cercare di raggiungere i propri obiettivi. E non è facile, insomma, un percorso con tanti ostacoli, ma bisogna assolutamente provarci. Bene, io vorrei fare un po' un appello, no? Visto che parliamo di lavoro, ne abbiamo già parlato anche in qualche puntata fa, è giusto riparlarne. Vorrei fare un appello a tutti i datori di lavoro, agli imprenditori, ai dirigenti. Bene, credete di più nei giovani, cercate di metterli nelle condizioni di esprimersi liberamente, perché sono una grande risorsa per la nostra società. E come diceva Sandro Pertini, ovviamente il grande presidente della Repubblica, i giovani non hanno bisogno di sermoni, i giovani hanno bisogno di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo. Bellissima frase. E vi ho detto, questa era una puntata speciale, sì, perché esattamente un anno fa andò in onda la prima puntata di Una finestra sul mondo, quindi questo programma compie un anno. Pensate, vi do alcuni numeri come, insomma, è nel nostro stile. Abbiamo fatto più di 32, no, non più, 32 puntate, ne abbiamo fatte, 7 nella prima edizione e 25 in questa seconda edizione. Abbiamo intervistato più di 190 persone, quindi ringraziamo una ad una per essersi fermati, per averci raccontato insomma cosa ne pensavano, la loro opinione sugli argomenti che cambiamo da puntata in puntata. Abbiamo fatto più di circa 1000 domande al mercato, quindi davvero tante. E poi abbiamo pubblicato 16 articoli sulla provincia, ringrazio Davide Gotta per avermi dato questa possibilità di scrivere gli articoli, aver messo il link della puntata,
e poi ho avuto tre accompagnatori, insomma, molto importanti in questo percorso, li nomino in seguito per successione, diciamo così, Andrea, Cristian e Magda. Saluto Cristian e ringrazio davvero Andrea e Magda perché mi hanno dato questa possibilità di realizzare questo programma e insomma, davvero grazie mille. E grazie a voi, al pubblico, tutto il pubblico che ci ha seguito in queste 32 puntate. Bene, continuate a seguire Obiettivo News, buone vacanze e buon'estate. Ciao!